Grazie. Ebano. Ringrazio. Più che altro vorrei partire da un dato. L'assessore Giorgetti prima citava la legge sulla sicurezza e sulla prevenzione. Noi eravamo preoccupati perché quella legge regionale è una legge che guarda gli enti locali, guarda tutto quanto la prevenzione, diciamo spicciola, assessore, penso che lei come assessore comunale lo sa molto bene, interessantissima, importantissima, questa iniziativa è molto più importante. E dicevo prima che ci guardavamo con preoccupazione perché giustamente l'Emilia Romagna e la Lombardia, al di là dei colori politici, era più avanti di noi. E noi avevamo già avuto però un passato, perché è stato citato più di una volta come un punto nero di passaggio, però noi abbiamo avuto la mafia nel nostro territorio, nella Riviera del Brenta. E pertanto essere forse i primi, non dico i secondi, e nemmeno però almeno i terzi, arrivare con una legge regionale che inizia a fare un minimo di monitoraggio, un minimo di di sensibilizzazione di cosa vuol dire mafia nel nostro territorio è importante, in particolar modo in questo momento di crisi. Certo. Perché quello che è stato detto qua oggi, noi lo viviamo tutti i giorni sulla pelle dei nostri imprenditori. E guai chi dice che non è vero che l'imprenditore va alla ricerca di denaro perché non sa cosa fare. Perché in associazione, in tutte le associazioni del Veneto, c'è l'imprenditore che arriva per domandare dove possiamo andare a chiedere soldi, visto che anche con i consorzi fidi le banche non danno soldi. E ovviamente questo è un problema che mi dispiace che si era citato nell'invito, non vedo i rappresentanti dell'ABI, però questo è un ruolo importante che ci deve essere, come un ruolo importante ci deve essere e all'interno della vostra discussione è il ruolo dei consorzi fidi. Una delle cose che noi andiamo contro corrente come Casartigiani è il fatto del consorzio Fidi 107, è importantissimo per la garanzia alle banche, ma ognuno deve fare il suo mestiere. I consorzi Fidi sono nati con la legge regionale del 75, se non mi sbaglio, veneta, come momento di mutualità, e ricordo ancora una volta mutualità, nei confronti degli imprenditori, perché questo è il ruolo del consorzio Fidi. Il 107 ha un ruolo diverso, è un ruolo di una banca, non per niente, anche se non ha fatto nulla nei confronti della liberalizzazione, qua arrivo dopo, l'ultima iniziativa di Monti, cita nel suo testo di dicembre il ruolo di 106 e il ruolo di 107, mentre nella regione Veneto, a me dispiace, ma si punta di più sui 107 e sui 106. Io non voglio tutelare le banche, voglio tutelare l'imprenditore. E il consorzio Fidi ha questo significato, non ha un altro significato. Pertanto io credo importante che si punti sul ruolo della mutualità e del ruolo delle associazioni di categoria in termini di difesa e di conoscenza degli imprenditori e di chi appoggiamo nei confronti delle banche. Ultima questione, questo diciamo velocissimo, però la mia preoccupazione è anche legata sulla questione delle liberalizzazioni, anche se è il vostro capo attuale del partito, però la legge sulla liberalizzazione del commercio è quella che oggi sta facendo entrare con più forza nel mercato diciamo la mafia in un modo o nell'altro. Questo non voglio dire proprio perché è il vostro, però nella realtà la liberalizzazione in alcuni settori porta a questo. Sono preoccupato oggi sul fatto che si consenta, come è stato consentito in Irlanda, di costituire una società con un euro. Il capitale sociale, quello che ha rovinato in qualche modo l'economia del nostro paese, l'aver consentito in un modo o nell'altro a costituire società senza capitale sociale. Una delle cose che mi hanno insegnato in economia, ormai 30 anni fa e passa, perché ormai sono troppi anni, sono laureato, è che una società nasce dal capitale proprio, non dal capitale degli altri. Nell'arco degli ultimi 15 anni il ruolo è stato diverso, è stato quello che le banche hanno sopperito al ruolo dell'imprenditore. Oggi fare una società come l'hanno fatto gli irlandesi che sono falliti prima dei greci, con un euro di capitale, mi preoccupa. Grazie.